Un saluto agli amici di Mythical Snake. Ah, finalmente ragazzi, posso dirvi benvenuti prima di tutto nella rubrica Mythical Rubik, la rubrica dedicata al mondo del cubo di Rubik, e finalmente posso dirvi che siamo arrivati all'ultimo video che riguarda la soluzione del cubo di Rubik 3x3x3. Siamo arrivati all'ultimo video. In questo ultimo video vedremo gli ultimi 4 casi che potrebbero capitarvi durante la soluzione del cubo di Rubik e gli algoritmi che servono per quel specifico caso. Direi di non perdere altro tempo e di andare al banco subito dopo la sigla. Allora amici di Mythical Snake, eccomi qua al banco, purtroppo un banco un po' ristretto perché ho cambiato postazione. Allora, prima di andare avanti e di mostrarvi gli ultimi 4 algoritmi e gli ultimi 4 casi che potranno capitarvi durante la soluzione del cubo di Rubik 3x3, voglio darvi la denominazione che non vi ho dato durante il primo video, ovvero la denominazione di un lato che durante la soluzione del cubo di Rubik 3x3 si utilizza ben poco se non per un solo algoritmo. Allora, strato centrale, questo qua viene caratterizzato dalla lettera M, ok? Quindi se noi su di un algoritmo scritto vediamo scritta la lettera M, lo strato centrale, questo qua, effettua una rotazione in senso orario, mentre invece se vediamo scritto M', la parte centrale effettua una rotazione in senso antiorario, mentre invece se vediamo scritto M2, lo strato centrale effettua 2 rotazioni in senso orario, mentre invece se vediamo scritto M'2, lo strato centrale effettua 2 rotazioni in senso antiorario. Ok? Quindi M'2 ed ecco qua. Dopo avervi detto questo, iniziamo proprio con l'algoritmo che contiene lo strato centrale. Allora, analizziamo un attimino questo caso qua. Allora, siamo arrivati alla parte del cubo di Rubik, ovvero l'ultima, e mi accorgo che abbiamo 4 cubetti da mettere a posto, 4 spigoli, 1, 2, 3 e 4, ok? Quindi prendiamo un lato qualsiasi, per esempio il verde, ok? Vedo che sulla facciata verde compare lo spigolo blu, mentre poi se andiamo sul posteriore del cubo, la facciata blu contiene il colore verde, infatti eccolo qua. La stessa cosa, il giallo contiene il colore bianco, ok? E il bianco contiene il colore giallo. Quindi prendiamo un lato qualsiasi, per esempio in questo caso andiamo su verde. Cosa dobbiamo fare? Mettere questa configurazione qua, i due cubetti che vediamo, ovvero verde che sta qua dietro e blu che sta qua davanti, devono essere invertiti di posizione, e nell'eseguire l'algoritmo, oltre che a sistemare questi due qua, vado a sistemare anche gli altri due ai lati, quindi configurazione in questo modo qua. Partiamo per esempio col lato verde, come già vi ho detto prima, cubetto blu qua di fronte a noi, cubetto verde sul posteriore del cubo, e gli altri due, bianco e giallo, che stanno uno opposto agli altri, andranno a sistemarsi automaticamente, quindi in questo modo qua, e seguo M2 U M2 U2 M2 U M2 ed ecco che con questo algoritmo sono andato a finire il cubo di Rubik. Allora, analizziamo un attimino il secondo caso che potrebbe capitarvi durante una vostra solve, ovvero una risoluzione del cubo di Rubik 3x3. Allora, se mi ritrovo per esempio sull'ultimo strato, vedo che abbiamo un lato completo oltre che a colore della base e quello dell'ultimo strato, ma mi accorgo che devono essere sistemati gli ultimi 3 spigoli, ok? Gli ultimi 3 cubetti. Allora, tenendo già il lato completato verso di noi, come in questo caso troviamo il giallo, per capire che rotazione devono fare, sulla parte destra devo trovare il colore opposto al giallo, ovvero il bianco, e infatti eccolo qua. Quindi se ci ritroviamo in questo caso qua, quindi sappiamo già che dobbiamo fare girare questi 3 cubetti 1, 2 e 3 in senso antiorario. Quindi
il colore dell'ultimo strato che è completo di fronte a noi, il cubetto, ovvero lo spigolo opposto al colore che abbiamo di fronte, in questo caso il giallo, lo troviamo a destra, va bene? Mettiamo in questo modo qua ed andiamo ad eseguire il seguente algoritmo, quindi l'algoritmo che va a sistemare 1, 2 e 3, quindi un ciclo antiorario devono seguire, ok? E facciamo il seguente algoritmo. Giallo di fronte a noi e il colore opposto a giallo, ma può essere qualsiasi colore, il colore opposto a colore completo di fronte a voi deve stare sulla vostra destra, ok? L'unico cubetto che deve essere sistemato. E facciamo in questo modo qua. Seguiamo il seguente algoritmo. R2 O', R', O', R, U, R, U, R, U', R. Ed ecco che abbiamo sistemato gli ultimi tre cubetti completando il cubo di Rubik. Allora, analizziamo un attimino il terzo caso. Il terzo caso potrebbe essere uguale al secondo, infatti è così, solo che però ve lo voglio mostrare dal lato sinistro. Allora, se noi ci troviamo in questa situazione, ok, che dobbiamo sistemare gli ultimi tre cubetti, mettiamo di fronte a noi il colore già completo, ok? Quindi, come in questo caso, come prima, tengo il colore giallo, però devo vedere se o a destra o a sinistra compare lo spigolo opposto al giallo, in questo caso il bianco, e infatti lo tengo qua a sinistra, ok? Quindi mi accorgo che tenendo questo cubetto bianco a sinistra, i tre cubetti che devono essere sistemati devono effettuare una rotazione in senso orario. Quindi, configurazione, colore completo di fronte a noi e il cubetto, ovvero lo spigolo opposto al colore che abbiamo di fronte, questa volta sta sulla sinistra e lo lasciamo sulla sinistra. Ed eseguiamo il seguente algoritmo. L'2, U, L, U, L', U', L', U', L', U', L'. Ed ecco che tenendo fermo il colore completo di fronte a noi siamo andati a sistemare gli ultimi tre cubetti con una rotazione in senso orario e abbiamo finito il cubo. Allora, analizziamo il quarto ed ultimo caso che potrebbe capitarvi durante una vostra solve, una risoluzione del cubo di Rubik 3x3. Allora, mi accorgo che sull'ultimo strato ci stanno quattro spigoli da mettere a posto, quattro cubetti da mettere a posto, che potrebbe essere simile al primo caso, ma non è così, perché il primo caso che vi ho mostrato i cubetti dovevano essere sistemati uno opposto all'altro, mentre invece qua i cubetti devono essere sistemati uno di fianco all'altro. Ok, quindi mi prendo due colori vicini tra loro, ok, in questo caso blu e giallo. Ok, e li metto uno di fronte a me, che sarebbe giallo, e l'altro alla mia sinistra. Perché, come potete vedere, il blu deve passare a sinistra e il giallo di fronte a noi, e automaticamente gli altri due vanno a finire uno a destra e l'altro sul posteriore del cubo, va bene? Quindi vi ripeto, scegliamo due colori vicini in questo caso, se riconosciamo questo caso, ok? E dobbiamo vedere se abbiamo i due colori di corrispondenti di ogni lato che abbiamo scelto, ok? Quindi blu sinistra, giallo di fronte, automaticamente gli altri due destra e l'altro sul posteriore. Quindi metto il cubo in questo modo qua ed eseguo il seguente algoritmo. R', U', R', U', R', U', R', U', R', U', R', U', R2, U'. R', U2, ed ecco che abbiamo completato il cubo.
Allora, amici di Mitico Snake, come avete potuto vedere, i casi per la parte finale del cubo, ovvero per finire il cubo, ne erano 4. Ogni caso il suo algoritmo, quindi dovete solo imparare a riconoscere il caso e applicare l'algoritmo a quel caso là. E come faccio sempre per ogni video, come ho detto sin dall'inizio, mescolate il cubo, imparate tutti gli algoritmi, quindi allenatevi a più non posso, proprio come sto facendo io con il 4x4, che poi arriverà una soluzione anche per lui. E che dirvi? Siamo arrivati alla fine di questo video. Se avete qualcosa da dirmi, fatemelo sapere qua in basso nei commenti, fatemi sapere la vostra e lasciate tanti bei pollicioni in su. E come sempre, ve lo ricorda lei, ovvero l'animazione. L'animazione che vi ricorda di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivare la campanellina delle notifiche per ricevere tutti gli aggiornamenti ai miei nuovi video, ma soprattutto condividete questi video perché a me aiutano molto, a voi è gratis, a me aiuta molto. E voglio ricordarvi che sono presente anche su Instagram, che ho c'è la Mitico Snake, l'animazione qua in basso che ve lo ricorda, ma vi lascio il link anche qua in basso nella descrizione. E noi ci vediamo sempre qui domenica mattina con un nuovo video. E mentre io vi saluto, non voglio lasciarvi così, ma voglio lasciarvi ad una mia solve, perché voglio dimostrarvi come si può scendere tipo al di sotto dei 35 secondi anche con il metodo a strati. In alcune volte riesco a scendere anche al di sotto ai 30, ma dipende dai casi, quindi vi lascio ad una mia solve. Ciao! Allora, amici di Mitico Snake, rieccomi qua al banco alla fine del video, perché qui al banco voglio darvi esempio di una mia solve, ovvero una risoluzione con il metodo a strati che vi ho portato qui sul canale. Allora, cubo di Rubik già pronto, smartphone insieme a me, di cui vi mostrerò l'algoritmo che andrò ad eseguire per lo scramble, ma oltre a farvelo vedere in video, ve lo lascio anche in basso nella descrizione. Intanto, se volete fare lo stesso scramble, fate pure. Allora, configurazione da eseguire per lo scramble, rosso sotto e giallo di fronte a me, e vado ad eseguire lo scramble che vi ho mostrato poco fa. R O' L R B2 F2 D' F L D' U L' F D2 U' L' B2 F2 U B' F U' B2 F e D2. Ecco qua, abbiamo eseguito lo scramble. Adesso me lo vado ad ispezionare. Allora, ispezioniamolo un attimino, vediamo da dove partire. Ok, sì, io direi che sono già pronto, quindi direi di andare subito. Quindi nel momento in cui tolgo le mani dallo smartphone, partirà il tempo. Ed ecco qua, come avete potuto vedere, sono arrivato anche al di sotto dei 30 secondi, arrivando a 29 secondi e 6. Ok, ecco qua, perfetto, e cubo di Rubik completato con tutti e 7 gli step, quindi posso dire full step del metodo a strati durante una mia solta.